7 sono quelli della prima fila, Piuma de More solitaria in seconda, macchina che sta per staccare. Passione gara in vantaggio, ma all'esterno avanza subito Penelope K con un altro passo. Penelope sembra volersi stagliare al comando, così è infatti Penelope Passione nelle prime due posizioni, avanti all'1 di Pertes, mentre all'esterno è rimasto il 4 di Prinzi B Power, che prova ad avvicinare la battistrada. 15-2 il lancio. Una volta al comando, Massimo Castaldo. Numero 3, Pravda De Greppi squalificato. E K riducono l'andatura, mentre finisce squalificato Pravda De Greppi in grave rottura. Dopo 400 metri di corsa passati in 37, Penelope apre la fila sulla coppia composta da Passione Car lungo i paletti, all'esterno Prinzi B Power, poi l'altra coppia composta da Perta S e Prima del Sile, poi Piuma d'Amore, mentre è stata squalificata Pravda De Greppi. 600 metri in un tranquillo 47.4, perché una volta al comando, dopo il lancio veloce, Penelope K ha ridotto drasticamente l'andatura. Nella scia dell'attaccante, per il momento si fa per dire, Prinzi B Power, si è portata Piera del Bar. Il gruppo si è disposto in più pariglie dopo 800 metri. Anche Prima del Sile è all'esterno, ma in terza posizione all'esterno, dietro Prinzi B Power e Piera del Bar. I galli vengono davanti alle tribune. Penelope in vantaggio, seguita da Passione Car. 18.2 primo chilometro, all'esterno Prinzi B Power, seguito a sua volta da Piera del Bar e Prima del Sile, lungo i brilli, in terza posizione allo steccato, diciamo così, rimane per AS. Poi in ultima posizione ancora Piuma d'Amore. Cavalli che vanno a completare fra qualche istante il primo chilometro di corsa. Penelope una avanti a tutti. Penelope passa i primi 1400 metri, volevo dire nel primo chilometro in 1.48.9, ora si prepara a completare il miglio. Penelope, vediamo in quanto lo passa, passa il miglio 2.3 abbondanti, in vantaggio su Piera del Bar, Prinzi B Power ha ceduto, poi lunghi birilli Passione Car, questi i primi tre, quando i cavalli stanno per imboccare la dirittura d'arrivo, con Passione Car che rimonta di dentro Piera del Bar, in quarta posizione per Taesse, addirittura con Penelope richiesta, che mantiene per il momento una lunghezza di vantaggio, ci prova Passione Car nel finale, Penelope si difende e nel finale Penelope K viene a vincere davanti a Passione Car, poi per Taesse, Piera del Bar e Piuma d'Amore, questi i primi cinque, gli altri, chi squalificato, chi non passa il traguardo. L'arrivo 7-2-1-5-8, bella vittoria di Penelope K, Massimo Castaldo in cabina di regia, il training di Giovanni Fulci, i colori di Roberto Cavagna. Io poco più di 2.32, ecco, arriva anche il cronometro dei cronometri. Prova. 1.15.9 per la vincitrice, che come vedete richiesta, però a 2.09 di quota mantiene la meglio in maniera abbastanza facile su un'ottima comunque Passione Car. 7-2-1 è la trio della seconda corsa qui da Villanova d'Albenga, per il momento è tutto. Prova.